Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della storia dei circuiti. In questo video tratteremo il circuito di Ospedaletti. Questa è la mappa del circuito. Il circuito di Ospedaletti fu un circuito cittadino di fama internazionale, sul quale corse i gran premi automobilistici e motociclistici dal 1947 sino al 1972. Collocazione geografica. Il circuito si trova nel comune ligure di Ospedaletti ed è composto da strade di viabilità urbana. Il percorso del 1947 era ridotto rispetto alla versione ultima. Inizialmente si correva in senso orario, in seguito con l'ampliamento del tracciato si invertì il senso di marcia diventando stabilmente antiorario. Breve storia del circuito. Il circuito di Ospedaletti Sanremo nasce nella primavera del 1947 per volontà di Michele Laverna, Remo Pestarino, Luca Vismar e l'Automobile Club Sanremo. Il titolo Gran Premio di Sanremo nacque con la prima edizione del 1937, che venne disputata all'interno del piccolo anello cittadino di Sanremo, a cui prese parte Achille Varzi dopo un paio di assenze dalle corse. L'entusiasmo scaturito dalla bellissima gara venne però congelato dal periodo bellico, che mise un freno alla successiva edizione. Nel 1947, con la fine della guerra, si ritrovarono gli entusiasmi per dar vita alla seconda edizione del GP Sanremo e si optò per la creazione ad hoc di un circuito che vide nella sua morfologia le condizioni ideali per correre. Il circuito di Ospedaletti, adiacente alla città di Sanremo. Ospedaletti infatti disponeva di un lungo rettilineo in cui i due estremi erano raccordati da un'ottima circonvallazione. Inoltre la viabilità ordinaria sarebbe stata assicurata da una strada parallela sul lungomare, la via 20 settembre. Il circuito cittadino di Ospedaletti debuttò come gara di velocità nel 1947, venendo inclusa fin dall'anno seguente nel circuito internazionale dei Gran Premi. L'avventura della Formula 1 vide i più grandi nomi dell'epoca, da Nuvolari, a Fangio, Ascari, Bira, Villoresi, eccetera, e si concluse nel 1951 a causa dei problemi di sicurezza causati in parte dal grave incidente di Johnny Class e in parte dalla potenza dei nuovi motori che non trovava più sfogo sul tracciato troppo compresso. Continuò il motociclismo sino al 1972, l'anno successivo per problemi di sicurezza a seguito della tragedia a Monza di Pasolini e Sarien, si bloccò definitivamente l'organizzazione del Gran Trofeo di Ospedaletti. E questa è la storia del circuito di Ospedaletti. Va bene, se il video vi è piaciuto, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!